in collaborazione con La Molisana, Olearia Ortuso, Del Giudice il Fiore del Latte, ESI, Eurosurgelati Italia, 3G Group, Pur Acqua, Borgo di Colloredo, Caffè Domingo, DS Service, Villa Deboli, Spazio Relax, Arredamenti Spazio Cucina Vitale. Ciao a tutti, ben ritrovati e questa nuova puntata di In Cucina con lo Chef. Oggi è sabato, come potete vedere, alla mia sinistra c'è Daniela, alla mia destra Maria. Ciao a tutti. Beato tra le donne, quindi va bene, oggi mi riposo, spero. È un po'. Oggi sì. Cosa ci prepari oggi? Facciamo lavorare Maria. Ah, ecco qua. Sì. Allora, oggi faremo una panna cotta leggera alle fragole. Perciò stava così un po' vita prima di aggregarci. Ero già pronta. Visto che adesso è periodo di fragole. Sì. Certo. Allora, ho pensato a questo dolce semplice, veloce e... Bene. E niente. Allora, ci serve la panna. Panna fresca. Sì. Zucchero, colla di pesce e fragole, ovviamente. Beh. Io già l'ho messa in ammollo. In acqua fredda? Sì, in acqua fredda, si lascia... 4-5 minuti, sì, quando si diventa bella morbida così. Sì, bisogna... perfetta. Allora, ok. Io Maria, fumo. A te. Quella se la mettiamo, la accendiamo. Già accesa lì? Ah. Il posto sta quasi per bollire, vedi? Ok. Ho fatto anche la schiumetta. Mm-hmm. Ok. Va bene? Come mm-hmm. temperatura, vedi un po'? Si deve bollire. Sì, sì. Occhio che non va fuori. Mm. Ok. Hai dato le istruzioni a Maria del filatore? Ma vedevo che stava... Prende sempre in giro. Bene. Si frulla. Sì? Hai voglia? Sì. Quindi attendiamo noi che raggiunga almeno gli 80-85 sì. gradi. Sì, lo zucchero a che ora, quando viene messo? Dopo, appena spento aggiungiamo tutti gli ingredienti. Bene. Vedo che vai bene Maria. Ti seguo? Hai un futuro? Sì, sì. Posso venire a lavorare con te? Anche va con bene. Te Daniela. Con Daniela stavi parlando, sì. Ah, bene. Devo salvare. Ce l'ha con te. Scherzo. Scherzi. Sì. Cosa ti Io penso parli, che se chef? Basta non è un albume d'uovo, non stiamo facendo in cucina con lo chef. Non stiamo montando l'albume. Ecco, bravo. Scherzo. Allora. Questa mi piace sempre scherzare. Ecco. È arrivata a bollore. Anche a me, chef, lo sai. Ormai. Allora, mettiamo la quindi zucchero. Lo zucchero non si mette prima e poi si mette a bagno. Bene. Mettiamo lo zucchero. Bene. A sciogliersi. Uh-huh. Che bel profumo. Mettiamo la colla di pesce. Colla di pesce, bene. Puliamo. Quindi oggi ci propone un dolce al cucchiaio, Daniela. Sì. Cucchiaio dov'è? Quello lo prendiamo dopo. Allora. Si è sciolto lo zucchero, si è sciolta anche la colla, aggiungiamo le fragole. Puliamo bene con la Marisa, con la leccarda, leccapentole. Sì. Il cuoco di leccapentole, è un po'... però effettivamente... Però, sì, Marisa, comunque pulisce. Però la, il termine che finirà questa stagione con sta Marisa, non me la pongo in testa. Allora, diciamo che è pronto. Vabbè, adesso è periodo di fragole, allora sì. Poi fanno ho pensato, poi se ovviamente uno non ha le fragole, insomma, però. Lo spanzano pure all'albicocca? Altre, sì, quando è periodo di albicocca, sì, man mano che pesca. È periodo di... Pesca, di... Che sì. Frutta di stagione. Classica per coca, però, che è più... Sì, l'importante è frullarla, poi se piace a pezzi, anche a pezzi certo. Va benissimo. Sì. Però così prende proprio il colore. Un colore, ancora più sapore. Sì. Allora, intanto, che noi poi la lasciamo raffreddare un po', allora io prendo un bicchiere, vi volevo far vedere poi come... Andiamo a favore di telecamera. Allora, per fare una cosa carina. Per decorare, giusto? Sì. Facciamo... le fettine sottilissime. Poi prendiamo una affettatrice? No. Anche perché non ce l'abbiamo. Ah, va bene. Allora, e andiamo a riempire
i bordi. Quindi si attacca con la sua, diciamo, voilà. Una volta che questo adesso intanto lo mettiamo in frigorifero. Facciamo questi bordi. Sì. Bene. Il bicchiere lo mettiamo in frigo, e aspettiamo che frigo sia... o congelatore? Congelatore, quindi... chiedo scusa. No, sì, congelatore, così si... Va bene. Okay. E aspettiamo che la panna cotta si raffredda un po'. Bene, a tra poco. Bene, il nostro composto di panna cotta si è un po' raffreddata, non troppa però. No. Prendiamo i nostri bicchierini. Sì. Prendiamo questo già bello... freddo? Sì. Ok, vai. Eccolo. Guarda che bello, vai. Ok. Intanto taglio qualche fragolina. Come decorazione? Sì. Okay. Ecco qua. Daniela, dici la verità. Guarda, come mai hai deciso di proporci questo dessert oggi? Allora, perché... c'è stata una persona della redazione. Sì. Non voglio dire che mi ha un pochino importunata, però ha insistito tantissimo perché realizzassi un dolce al cucchiaio e... con le fragole. Sì. E quindi abbiamo, cioè, ho pensato di realizzare una panna cotta, ecco. Sì. Quindi ama le fragole questa persona, anche se no. Penso di sì. Adesso, se non, adesso se non se lo mangia questa persona. Il dolce al cucchiaio, poi le fragole ho scelto io, ecco. Beh, certo. Poi è fresco, sì, delicato, sì, insomma. Poi voglio dire, semplicissimo anche da realizzare. Da realizzare. Beh, sì. Ovviamente il bicchiere va messo quello in frigo, lasciato 4-6 ore. Sì, giustamente deve diventare proprio panna cotta. Certo, sì, proprio, sì. Mi piace l'idea di queste... come decorazione. Fettine di fragole messe lì, fanno molta scena. Sì. Sembra che sia qualcosa... per fare qualcosa di diverso. Certo, bene, bene. Sono i piccoli dettagli che poi fanno... la differenza. Grandi, sì, le ricette. Bene. Grazie Daniela. Grazie a voi. Ci vediamo. Complimenti anche prossimo a Maria per come ha frullato la fragola. Sì. Ho contribuito anche io. Grazie oggi anche a Maria. Ok. Sì. Grazie, a sabato chef prossimo. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao. Arrivederci da Arredamenti Spazio Cucina Vitale, Spazio Relax, Villa Deboli, Caffè Domingo, DS Service, Borgo di Colloredo, La Molisana, Olearia Ortuso, Del Giudice Il Fiore del Latte, ESI Eurosurgelati Italia, 3G Group, Pur Acqua,